Pace e bene a voi qui presenti e a quanti sono in collegamento via internet, do un cordiale benvenuto. Iniziamo la tredicina di Sant'Antonio con il canto O dei Miracoli. O dei miracoli, inclito santo dell'alma Padova, tu te l'hai vanto, benigno guardami prono ai tuoi piedi. O Sant'Antonio, prega per me, benigno guardami prono ai tuoi piedi. Sant'Antonio, prega per me. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fratelli e sorelle, siamo arrivati al sesto giorno della tredicina. Oggi è la tredicina di Sant'Antonio, ma è anche la domenica di Pentecoste, che conclude il tempo di Pasqua. E allora, durante questa tredicina, ringraziamo il Signore per due cose. Per il tempo pasquale che ci ha donato e per il dono di Sant'Antonio. Lo ringraziamo e gli chiediamo perdono dal più profondo del cuore. E continuiamo la nostra tredicina in modo che saremo pronti per celebrare la festa di Sant'Antonio il prossimo 13 giugno. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che in Sant'Antonio di Padova hai dato al tuo popolo un insigne predicatore e un patrono dei poveri e dei sofferenti, fa che per sua intercessione seguiamo gli insegnamenti del Vangelo e sperimentiamo nella prova il soccorso della tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. A 800 anni dalla sua nascita al cielo, la voce di Sant'Antonio risuona ancora attraverso i suoi scritti e la Chiesa lo ha proclamato dottore evangelico. E ora, fratelli e sorelle carissimi, presentiamo a Gesù le nostre suppliche affinché per intercessione di Sant'Antonio effonda su di noi la sua misericordia. Sesta preghiera. O Signore Gesù, che hai reso Sant'Antonio grande maestro di vita spirituale, fa che possiamo rinnovare la nostra vita secondo gli insegnamenti del Vangelo e rendici promotori di vita spirituale per i nostri fratelli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E ora il canto del Sequeris Miracula, la più antica preghiera liturgica a Sant'Antonio. Trovate in descrizione il testo. Sequeris Miracula, mor
fugiunt egrisur cum sani, cedunt mare vincula, membra resque perditas, petunt itacipium, juvenes et cani. Perunt in pericula, cessat in necessitas, narrenti qui sentiunt di campaduani. Cedunt mare vincula, membra resque perditas, petunt itacipiunt juvenes et cani. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Cedunt mare vincula, membra resque perditas, petunt itacipiunt juvenes et cani. Non era trascorso neppure un anno dalla morte del santo quando il Papa Gregorio IX a Spoleto, il 30 maggio 1232, iscrisse nel libro dei santi il beatissimo padre Antonio, ordinando che se ne celebrasse la festa il giorno della sua morte, a lode e gloria di Dio. A lui ora affidiamo le nostre necessità e le nostre speranze nella preghiera litanica. Sant'Antonio, prega per noi. Docile ascoltatore della voce dello Spirito, prega per noi. Entusiasta seguace di Francesco, prega per noi. Martire di desiderio, prega per noi. Obbediente alla volontà del Signore, prega per noi. Umile servo dei fratelli, prega per noi. Amante della contemplazione, prega per noi. Uomo di preghiera, prega per noi. Annunciatore instancabile della parola di Dio, prega per noi. Fustigatore dell'usura e dei vizi, prega per noi. Aspro accusatore dei prepotenti, prega per noi. Dolce consolatore dei poveri, prega per noi. Predicatore schietto della verità, prega per noi. Evangelizzatore dei lontani, prega per noi. Esempio di vita evangelica, prega per noi. Dottore evangelico della Chiesa, prega per noi. Sapiente conoscitore delle Scritture, prega per noi. Seguace della povertà di Francesco, prega per noi. Uomo dal cuore puro e compassionevole, prega per noi. Apostolo zelante per la salvezza dei fratelli, prega per noi. Scrutatore dei misteri divini, prega per noi. Tenero amico del bambino Gesù, prega per noi. Cantore della passione del Signore, prega per noi. Discepolo di Gesù povero e crocifisso, prega per noi.
innamorato della Vergine Maria, prega per noi. Uomo di fede andato incontro a sorella morte cantando, prega per noi. Glorioso santo dei miracoli, prega per noi. Intercessore per i bisognosi presso il Signore, prega per noi. Santo che tutto il mondo ama, prega per noi. Sant'Antonio di Padova, prega per noi. Preghiamo. Signore Dio, concedi a noi tuoi servi una continua salute del corpo e dello spirito, e per l'intercessione di Sant'Antonio, liberaci dai mali della vita presente e donaci il gaudio dei beni eterni. Per Cristo nostro Signore. Amen. E terminiamo con il canto A te sorrise in vano. A te sorrise in vano, o poverel di Cristo, ogni tesor mondano, tu bramavi l'acquisto del gran regno dei cieli. Sant'Antonio di Padova, fa che ogni cuor al paradiso anneli, al paradiso anneli. Buona giornata a tutti. Ricordo domani alle 9 le letture della Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa. Un saluto e a presto!